50 anni dalla morte di Pablo Picasso, noi stamattina vogliamo fare un viaggio all'interno della Guernica, uno dei capolavori del grande maestro che, nonostante abbia così tanti anni, è di grande attualità. Per farlo diamo il buongiorno e il benvenuto a Di Buon Mattino a Chiara Gatti. Buongiorno e grazie per essere con noi stamattina. Direttrice del MAN di Nuoro. Grazie, buongiorno. Io dicevo, una mostra dedicata alla Guernica e non solo, a 50 anni dalla morte di Picasso, una grandissima attualità nonostante siano passati ormai già mezzo secolo. Sì, perché è un capolavoro che tocca in noi un tema assoluto, che è quello della guerra, di tutte le violenze subite dagli innocenti, per cui ci sembrava di grande attualità riproporre oggi la storia di quest'opera a 50 anni dalla morte di Picasso e anche a 70 anni da quando Guernica fu esposta per la prima e l'unica volta in Italia, nell'era 1953, e arrivò a Milano, al Palazzo Reale. Un capolavoro che, come diceva lei, direttrice, di fatto non si muove molto, ma in realtà ha ispirato tantissimi artisti e tantissime generazioni di artisti. Ce n'è una in particolare che vuole portare la Guernica ai giorni nostri e, diciamo, si tratta dell'intreccio di tanti fili e tante mani di tante donne. Vogliamo vederlo in questo servizio di Giuseppe Chiantera. Come potete vedere, i nostri atelier sono tutti in ambiente tradizionale, nel senso che le nostre operatrici, le nostre artigiane lavorano in casa così come si è sempre fatto da centinaia di anni, con i loro tempi, con i loro ritmi, con le loro esigenze. Berta e Lucia lavorano ad unisono, è come se suonassero un unico strumento. Abbassato la canna, dobbiamo infilare le mani e lavorare così. Questo zuraio che serve per dosare la trama. Quando passavo sulla strada principale vedevo queste persone anziane che lavoravano al telaio, quindi io mi sedevo sulla soglia della finestra e guardavo loro che lavoravano, quindi mi sono appassionata per quello. E solamente a Sarulo è questa tecnica, anche perché c'è un tipo di filato molto fino che non usano da nessuna parte, solo qua. E questo fa sì che il prodotto è ancora migliore. Soltanto le mani, lavorano le mani e basta. Sono millenni di tradizione ininterrotta, praticamente si tramanda. È una tradizione che questa si tramanda da madre in figlia. Ci troviamo al MAN, il Museo d'Arte della provincia di Nuoro. La mostra che presentiamo in questo periodo riguarda Picasso, è una delle sue opere principali, Guernica. Noi abbiamo pensato di coinvolgere l'artigianato locale, soprattutto quella della tessitura dei tappeti sardi, con lo studio Ratta di Nuoro e le tessitrici di Sarule. Il progetto Tessere la Pace nasce da un'intuizione di Chiara Gatti. Inizialmente vuole essere un piccolo omaggio tessile del territorio a Guernica, da inserirsi all'interno della mostra picassiana. 6 arazzi da realizzare in misura, in rapporto di 1:1 rispetto alle misure originali dell'opera stessa. Allora, la materia utilizzata, come possiamo vedere, è lana di pecora sarda, veramente poco processata, e lo possiamo capire anche dalla paglia che è imprigionata nella lana. Anche i colori utilizzati sono tutti quelli del bello, non è stato necessario l'uso del colore, perché i toni di grigi e i bianchi, gli scuri, rendevano bene le cromie necessarie per comporre l'opera. Quando abbiamo visto l'opera completa, nelle bocche dei soggetti rappresentati, quell'urlo di dolore, e lì abbiamo capito tutta la tragedia che c'era dentro Guernica. E in quel momento abbiamo avuto la sensazione, la consapevolezza di aver fatto bene. La sensazione di aver fatto bene, perché quell'urlo di dolore, nonostante siano passati tanti anni, arriva ancora a noi e arriva in maniera diversa, con dei semplici fili intrecciati, Chiara.
Sì, è verissimo. L'idea era quella anche di aprire Guernica a un rapporto, a voci nuove, e farlo rileggere, interpretare, riavvicinarlo a noi attraverso la lettura di queste donne così volitive, delle loro mani così energiche, e far sì che fosse anche comunicativo per chi lo legge oggi, per chi visita la mostra e per chi sente la presenza di questo capolavoro che ogni giorno si rinnova. Se volessimo dare giusto due coordinate, perché magari qualcuno a casa non sa di che si tratta, non conosce la Guernica, non sa in che contesto storico nasce e qual è il dolore di cui parliamo, lo abbiamo accennato, ma magari diamo giusto due coordinate a casa. Certo, Guernica fu realizzata da Picasso dopo il bombardamento della cittadina basca a opera delle forze naziste, per cui è stato un modo per l'arte di diventare militante, di denunciare una situazione, di denunciare un episodio tragico come quello. Fu esposta poi a Parigi durante l'esposizione universale proprio come un'opera che dovesse denunciare quello che era accaduto e anche, diciamo, antifranchista, vista la dittatura di Franco e quello che stava succedendo in Spagna. È per questo motivo che poi Guernica non è più tornata in Spagna per tanti anni, ma ha peregrinato per il mondo, perché ha aspettato, insomma, che cadesse la dittatura. Noi abbiamo visto la rappresentazione stupenda dell'arazzo delle tessatrici di Sarule, però in realtà la mostra che avete al MAN ci racconta proprio di come dalla Guernica in poi sia stata influenzata tutta una generazione di artisti e tuttora. Beh, certo, moltissimi artisti, diciamo anche italiani, tanti artisti italiani si sono ispirati al linguaggio rivoluzionario di Picasso, che era arrivato a queste forme così sintetiche ma potenti, a queste urla, a questi gesti, tutto nella sintesi estrema di un'immagine, diciamo, dai tratti cubisti. E è stata una lezione per una generazione, per ancora oggi molti artisti non possono fare a meno di Guernica. Io ti ringrazio, Chiara, perché ci hai portato all'interno non solo di un capolavoro come la Guernica, ma dell'attualità e di come un capolavoro come questo può essere ancora attualizzato a 50 o 70 anni di distanza. Una buona giornata e un buon Natale a te, Chiara Gatti, direttrice del Museo MAN di Nuoro. Buona giornata. Grazie anche a voi. Giacomo.